Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. TV Italia, siamo oggi al B-Free di Milano e siamo qui per presentare il nuovissimo lavoro di Chiara Candra Canzian, Camelle e Margherite. Ciao Chiara, grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a te. Dunque Chiara, da Prova a dire il mio nome con brani scritti quando avevi addirittura 13 anni, piccolissima, a Camelle e Margherite appunto, che anticipa l'album che uscirà dopo l'estate che sta per arrivare. Una crescita non soltanto umana, ma una crescita artistica. Sono passati 10 anni, quindi è inevitabile e giusto che sia così. Ho iniziato, come dicevi bene, a scrivere molto piccola, dopo aver scoperto Jeff Buckley, che mi ha dato questa folgorazione musicale. Io arrivavo dalla musica molto pop, quindi non immaginavo neppure che esistesse tanta intensità e tanta passione nel modo di cantare e di esprimersi. Quindi quando ho scoperto Jeff Buckley ho iniziato a comporre. Da lì c'è stato tutto un percorso musicale che mi ha visto fare 2 dischi. Il primo, Prova a dire il mio nome, che mi ha portato a Sanremo, mi ha portato su un palco importantissimo come quello di San Siro, anche per Amiche per l'Abruzzo, e in seguito ho fatto un secondo disco molto più cantautorale, più intimo, più mio, se vogliamo. L'ho fatto più per me che per gli altri, e si chiamava Il mio sangue, e adesso ho lavorato fino ad arrivare alla composizione di questo terzo lavoro, che viene introdotto da Camelle e Margherite, che è il primo singolo. È un lavoro più fresco, più sereno, l'ho scritto che ero più risolta con me stessa, più felice. Mi ero stancata di scrivere canzoni solo in seguito a esperienze negative, non credevo fosse possibile scrivere solo per del dolore, allora ho iniziato a scrivere per felicità. Quindi Jeff Buckley, tu sei un artista made in Italy, figlia d'arte made in Italy, doc. Hai iniziato ascoltando un artista straniero, ma della musica italiana cosa ti porti dentro, che ispirazioni hai preso? Ma guarda, sicuramente una cosa che vuoi DNA, vuoi appartenenza all'Italia, mi porto dentro è senz'altro l'inciso. Ovvero, spesso nella musica straniera c'è una strana struttura nelle canzoni, no? Che è fatta anche senza seguire dei canoni specifici, quindi magari c'è la strofa, poi c'è l'inciso, ma non te ne accorgi, spesso è un crescendo, non è che c'è proprio l'inciso, no? Mentre io ho un po' questa formazione e non riesco a farne a meno, è proprio innato in me, quindi ho sempre questa componente commerciale in realtà nei miei brani, per quanto poi siano ricercati e insomma tento di renderli un minimo raffinati anche per magari un musicista che lo ascolta. Il nome che hai scelto per rappresentare il tuo volto più intimo, più spirituale, se vogliamo? Sì, è un nome che ho scelto per presentare me stessa, nel senso che, come è giusto che sia, in seguito a un percorso che è stato fatto negli anni precedenti, ma soprattutto in quest'ultimo anno, c'è stata una maturazione, c'è stato un cambiamento musicale, c'è stato un cambiamento di immagine, di presentazione mia personale, del mio progetto, della mia intenzione nella musica. E quindi ho voluto sottolineare questo forte cambiamento con un nuovo nome che sottolinea
questa grande appartenenza a questo mio nuovo progetto. Cioè è un progetto che mi somiglia. Quindi musica che arriva allo spirito, ma musica che arriva anche al corpo, sensazioni corporee. Spiegaci meglio questo aspetto della tua arte. È una cosa che mi porto dietro da un pochino, in realtà. Nel mio modo di scrivere i testi, soprattutto, cerco sempre di mettere dentro immagini molto fisiche, legate alle cose terrene, concrete, carnali, se vogliamo. Quindi spesso nei miei testi si può sentire la parola appunto carne o pelle, mani, cioè cose che ti riportano all'essenza del corpo e alla materia, cioè cose che ti immagini ma che tocchi, che senti, no? Vorrei che arrivassero un po' così le mie canzoni. Candra è invece appunto il lato un po' più spirituale, se vogliamo, è una parola sanscrita, significa luna brillante, quindi racchiude lo splendore che vorrei che questo nuovo progetto avesse. Inizia come il mio cognome, nel mezzo ci sono le iniziali dei miei genitori, insomma una serie di cose che mi auguro portino fortuna. Tempo sono arrivati i nostri cocktail dai nostri amici del Be Free, che ringraziamo. Guarda che belli e colorati. Perfetto, brindiamo. Olè. Ricordiamo allora Camelle e Margherita, il tuo nuovo singolo, che è acquistabile su iTunes. Esatto, su tutte le piattaforme digitali, è uscito solo in questa forma virtuale, si può trovare su iTunes, su Amazon, su tutte le piattaforme digitali. Allora aspettiamo con ansia l'uscita del tuo nuovo album dopo l'estate. Ti ringraziamo ancora, ringraziamo i ragazzi del Be Free che ci hanno ospitato oggi. Da Milano è tutto, Valentina Asciuto, viva la TV Italia.